Annalisa Tota, buongiorno. Buongiorno. E benvenuta, davvero benvenuta qui nel posto delle parole per farci incontrare il suo pensiero, quello che lei dirà, ovviamente non tutto, perché noi dobbiamo sintetizzare in questa breve conversazione alcuni argomenti che lei racconterà al Memoria Festival per quest'anno contro l'inquinamento delle parole e dei pensieri. Sarà ospite il 26 maggio alle 16:30 e andiamo subito a incontrare questo inquinamento delle parole e dei pensieri. Però prima ricordo che Annalisa Tota è prorettrice vicaria dell'Università Roma III e professore ordinario di sociologia dei processi culturali al Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo, sempre della stessa università. Ora, probabilmente non tutti sanno, Annalisa Tota, che cos'è, che figura è la prorettrice? Ce lo vuole raccontare? Beh, la prorettrice è semplicemente la vicerettrice, traducendo il termine prorettrice, con vicerettrice diventa molto più semplice. Sono la vice del rettore di Roma III e quindi quando non può adempiere a una parte delle sue incombenze, manda me, quindi vado a portare i saluti del rettore a una serie di convegni dentro e fuori il mio ateneo, ed è francamente un'attività bellissima. Non pensavo che fosse così bello e soprattutto non pensavo che ci fossero così tanti convegni e così tante iniziative di così grande spessore. È davvero un'avventura lavorare in un grande ateneo come quello di Roma III, ed è un'avventura che permette di fare anche cose molto belle. Ad esempio adesso intitoleremo una serie di aule universitarie alle vittime di mafia. Insomma, si possono fare davvero cose bellissime nelle istituzioni, soprattutto quando sono ben organizzate e funzionano bene. Ora, mi sembra importante sottolineare una cosa: quando sempre si dice che l'attività culturale qui là ha molte negatività, ora sentire dalle parole di Annalisa Tota che dice che c'è veramente una grande attività culturale, credo che sia molto, molto bella dal punto di vista anche personale, oltre che professionale. Qui mi aggancio a quello che lei racconta ogni giorno, la sociologia dei processi culturali. Ora, qui i processi culturali vanno verso una direzione giusta, potremmo dire, Annalisa Tota. Ma diciamo che io penso che bisogna sempre provare a fare la propria parte. Io sono una di quelle autrici, io scrivo in primo luogo per i miei studenti e le mie studentesse, perché anche se faccio la vicerettrice rimango e sono essenzialmente una professoressa come tutti gli altri e tutte le altre, e quindi scrivo in primo luogo per loro, per l'amore e la cura che porto per loro, ma poi anche per tutte le persone che incontro, che mi raccontano le loro storie, e spero di condividere il mio lavoro con tutti, perché spero che tutti insieme si possa fare meglio. E io fondamentalmente ci credo, sono un idealista, voi mi direte. No, non credo di essere un idealista, penso che possiamo provare a fare la nostra parte, poi non è detto che ci riusciamo, però noi sappiamo in cuor nostro che ci abbiamo provato con tutte le nostre forze, e questo dà una grandissima soddisfazione, è molto bello, e molto spesso ci si riesce, perché quando gli altri avvertono che appunto non si è mossi dall'ego personale, ma si è mossi proprio dal desiderio di condividere, di far bene con grande umiltà, di solito le persone ti aiutano, vengono insieme, no? Si fa un percorso insieme. E questi due libri, Ecologia della parola, che è uscito nel 2020, e questo di cui parliamo oggi insieme, e di questo vi ringrazio molto perché è una bellissima opportunità che è uscito, che è appena uscito, è uscito ad aprile di quest'anno, che si intitola Ecologia del pensiero. Sono proprio due proposte di viaggiare, di fare un pezzo di strada insieme, sia all'interno delle parole che pronunciamo nel quotidiano, sia all'interno dei nostri pensieri, perché a tutti noi capita, e anche a me continuamente, anche dopo aver scritto questo libro, ovviamente, capita continuamente di trovare che a un certo punto ci sprofondiamo in una serie di pensieri, partono quelle sceneggiature automatiche per cui nel giro di 5 minuti attraversiamo le più grandi sciagure dell'umanità, soprattutto quelle che fanno paura a noi, che mettono ansia a noi, e allora uno si chiede: ma come mai succederà solo a me? È qualcosa che posso modificare? È qualcosa su cui ho qualche forma di controllo? Sono ammalato? Sto male? Ho qualcosa che non va? Oppure succede anche agli altri?
Ecco, io sono partita da semplicissime questioni come queste e ho cercato di applicare tutto quello che ho studiato in questi anni, quello che mi hanno insegnato i colleghi e le colleghe, le persone che ho incontrato fuori dall'università, i miei studenti e le mie studentesse, dai quali imparo quotidianamente moltissimo. Ho cercato di applicarlo e di fare incursioni tra belle teorie, di quelle che ci fanno vedere il mondo meglio, quelle teorie che sono un po' come le buone ricette della nonna, no? Che quando si applica la teoria uno dice: accidenti, ora ci vedo meglio, che bel paio d'occhiali. E poi anche la letteratura, il cinema e anche molti spezzoni di vita quotidiana, storie che mi hanno gentilmente raccontato amici, conoscenti, amiche, che sapevano che ero alle prese con questo nuovo libro e anche quando stavo scrivendo quello precedente, e che sono stati lieti di condividere con me le loro esperienze. Ecco, questo è un libro, come quello precedente, in cui io cerco di intrecciare la teoria all'esperienza, cerco di mettere a disposizione certo pezzi di buona teoria, ma che non possono rimanere degli slogan, perché quante volte abbiamo sentito raccontare una teoria che anche ci pareva affascinante e poi è rimasta lì, incastrata nelle pagine del libro. Alla fine non ci ha parlato, non ci ha cambiato, non ci ha nutrito. Ecco, io cerco, e spero di riuscirci perché è proprio questo l'intento, cerco invece di proporre al lettore e alla lettrice che hanno la pazienza e l'interesse di leggere un viaggio nel quale questi pensieri, queste righe che io propongo, acquisiscono corpo. Chiaro che non possono divenire esperienza grazie a me, poi devono essere, come dire, incarnate dalle persone che leggono, no? Ma sono come dei piccoli segni. Io provo a condividere dei pezzettini sperando che possano essere utili. Io, ecco, quello che mi sento proprio di dire è che è un libro sincero. Io in questo libro sono assolutamente sincera, non uso slogan, non dico cose che non provo a fare. Non è detto che sia tutto giusto, no? Ma perché tutto è perfettibile, e questo è solo un brogliaccio mostrato e messo a disposizione con grande umiltà, ma anche che è frutto di tantissimi anni di studio, ovviamente, perché questo è il mio lavoro. Lei ha detto poco fa, Annalisa Tota parlava di questi pensieri, ha detto intrecciare. E questo verbo quanto bene si attaglia alle due immagini che sono in copertina dei suoi due libri, Ecologia della parola ed Ecologia del pensiero, perché c'è veramente un intreccio che attraversa il viso di quella persona che è nell'illustrazione, e quindi questi intrecci attraversano anche noi, perché non è che si viva a compartimenti stagni, è tutt'altro. È bellissima la sua domanda e mi fa venire in mente uno dei libri ai quali io mi sono ispirata e che cito moltissimo in Ecologia del pensiero, che è, non a caso, il titolo che si intitola Ecologia, tradotto in italiano col titolo Ecologia della cultura di Tim Ingold, in cui questo importante studioso fa continuamente riferimento, no, al verbo intrecciare. Sì, lei ha perfettamente ragione, noi ci intrecciamo gli uni agli altri, intrecciamo le parole ai nostri pensieri, anche io e lei adesso ci stiamo intrecciando in qualche modo, no? Ecco, allora la mia idea è: guardiamo a questi intrecci, osserviamoli con cura, prendiamocene cura, perché questo è un modo per migliorare la micro quotidianità delle relazioni. Perché, come dire, no? Noi, soprattutto in quest'ultimo periodo, abbiamo veramente attraversato traumi culturali enormi, dalla pandemia alla guerra in Ucraina. Abbiamo veramente, come società contemporanea, dovuto affrontare una serie di questioni gravissime, gravissime. Pensiamo al dramma dei migranti, ma veramente abbiamo una molteplicità di questioni enormi che gravano su di noi, il cambiamento climatico. Allora, di fronte a tutto questo, almeno salvaguardiamo la cura del quotidiano, perché questo è quello che ci nutre, che ci dà la forza quotidiana per affrontare poi questioni che comunque attraversano la condizione umana, no? Parlare bene non è un fatto, o pensare bene non è una questione di buonismo, è una questione efficiente, perché ci mette nelle condizioni di creare intorno a noi una serie di relazioni nutrienti. E anche se nell'infanzia
siamo stati esposti a flussi di conversazione magari non sempre positivi, ma non sono delle gabbie d'acciaio. L'infanzia non può essere un destino, no? Può essere un serbatoio creativo dal quale scegliere quello che ci nutre e lasciare andare quello che magari non ci ha nutrito particolarmente, perché non veniamo tutti necessariamente da famiglie che esistono solo nelle pubblicità della Barilla, no? Le famiglie sono complesse, ci sono aspetti positivi, aspetti negativi. Allora, davvero tutte le parole e tutte le esperienze che abbiamo vissuto nel nostro percorso che ci porta all'età adulta devono trasformarsi in quella gabbia d'acciaio dalla quale non possiamo più uscire, e configureranno come un solco tutte le nostre traiettorie future? Oppure concretamente possiamo scegliere come vogliamo diventare, come vogliamo essere? Il percorso all'età adulta può e deve essere questo. Io nel libro Ecologia della parola inizio parlando della pillola della felicità, che è la pillola di Epitteto, no? Questo famoso filosofo, un uomo greco coltissimo che è vissuto nel primo secolo dopo Cristo, io dico: vorrei che Epiteto fosse mio zio o almeno un mio lontano parente, perché lui scriveva, ovviamente tantissimi anni fa, gli esseri umani si tormentano per le opinioni che hanno delle cose, non per le cose. Ecco, questo secondo me potrebbe essere una di quelle frasi che io per prima dovrei mettere affissa, no? sulla porta di casa, perché quante volte ci è capitato di essere in una situazione o di ascoltare un'amica, un amico, una persona cara che ci racconta una situazione ed è disperato o disperata, no? E poi a distanza di qualche giorno, magari è proprio una situazione rispetto alla quale non si può essere che disperati, non voglio minimizzare i drammi che affliggono tutti noi, ma qualche volta alcune di quelle situazioni che al tempo T1 ci parevano insormontabili, al tempo di T3 non è cambiato granché, eppure riusciamo a osservarle, a starci dentro, diciamo non con gioia perché sarebbe assurdo, ma almeno con un'altra attitudine, non con quella disperazione che ci ha colto nel primo momento. Che cosa è successo? Non è successo niente. Io dico: abbiamo preso la pillola di Epitteto, no? Abbiamo come messo una piccola distanza, ma questa è un'esperienza che ci capita costantemente, oppure non so, parlo di dinamiche come i boicottaggi che tra l'altro sono boicottaggi che molto spesso siamo noi primi a mettere, perché colui o colei che è più in grado di metterci, di farci andare, no, KO, siamo noi stessi, no? Non ci è mai capitato di intraprendere un progetto e di dire: ah, ma non ce la farai mai. Quella vocina, no, che parte da sola, che tu dici: ma come faccio a farti star zitto? Ma chi te vuole, no? Come si dice? Ecco, tutte queste piccole manie che ci portiamo dietro, che fanno parte della nostra quotidianità, come dire, se viste, se osservate, e questo si può fare benissimo, acquisiscono un nuovo peso, possiamo imparare a riderci sopra, per esempio, no? Perché comunque da qualche parte quella vocina rimarrà con noi, però possiamo imparare, no, a farci i conti e magari capire anche che in qualche caso può essere una vocina utilissima, perché per esempio ci segnala che ci siamo messi in un progetto fuori portata e che è meglio che ce la diamo a gambe prima di cadere rovinosamente. Io vorrei rimanere, Annalisa Tota, su quello che lei ha detto poco fa di quel suo amico filosofo Epitteto a proposito delle cose, perché quando lei ha detto, ci ha raccontato di questo pensiero, mi si è aperta una finestra. E qui però la finestra, mi riferisco al titolo di un libro che stamattina rileggevo così, come si fa ogni tanto, si apre un libro, si guarda le sottolineature, e mi riferisco al libro Finestra sul nulla di Émile Cioran. E mi sono soffermato su una frase che poi, bene o male, entra anche in questo contesto, spero. Ed Émile Cioran scrive che tra noi e le cose c'è la luce. Potremmo dire tra noi e gli altri e l'altro c'è la luce. Però a questo punto, da che cosa dipende questa luce che più è forte, più mi permette di vedere l'altro, di vedere l'oggetto, e quindi c'è una relazione anche col nostro pensiero e con la parola? Assolutamente sì. La luce dipende dal nostro sguardo,
dipende dal rapporto che abbiamo col mondo, dipende dai nostri valori. Non è un caso che io parlo di ecoparole ed ecopensieri. Io penso che questa luce può venire da varie fonti, per alcuni viene dalla fede, per altri viene da un riconoscimento assolutamente laico di una morale che ci lega tutti insieme. Ognuno può trovare, no, l'origine della sua luce, non ha importanza, l'importante è che ci sia, ma questa luce è quella che ci fa comprendere che il confine tra noi e gli altri, tra noi e il resto del mondo, non è così netto. Io questo lo dico continuamente, sia in ecologia della parola sia in ecologia del pensiero, e non è un'idea originale, assolutamente, è stato detto prima di me da moltissimi studiosi e studiose. Noi non possiamo, come dire, considerarci assolutamente chiusi all'interno dei nostri piccoli mondi, perché all'interno di questi piccoli mondi la terra va distrutta, non siamo in connessione con gli altri, le altre persone vivono sciagure enormi. La luce si dà quando riusciamo ad essere aperti, e non c'è sempre la luce tra noi e gli altri, ci può essere anche il buio, perché non vorrei essere naif e non ricordare i crimini, le violenze, le ingiustizie. Qualche volta c'è davvero il buio e l'oscurità, ma questo non cambia il fatto che noi dobbiamo cercarla, quella luce. Ecco, io questo mi sento di dirlo profondamente. Io, come tanti altri, penso che questa luce sia ciò che qualifica la nostra esistenza e la condizione umana, e può venire da, lei ha detto parole bellissime, può venire da origini molto diverse, secondo me. L'importante è che ci sia, e l'importante è che in questo momento passi attraverso il rapporto con il grande pianeta che abitiamo. Ormai è chiarissimo, è continuamente e sempre più chiaro che noi non possiamo vivere, continuare a vivere staccati, separati dal pianeta che abitiamo. Io in ecologia del pensiero, ma anche in ecologia della parola, parlo anche delle parole degli animali, anche di tutti i libri bellissimi che parlano delle comunicazioni degli esseri vegetali, delle piante. Cioè, noi dobbiamo aprirci allo stupore di altri mondi, degli altri mondi che sono qua e che noi se ci ostiniamo a non guardare. E ormai è un limite che non possiamo più permetterci, non possiamo più continuare a pensare che siamo i padroni di questo pianeta, perché non è vero, non è vero, è assolutamente falso, e tutte le catastrofi che continuano a succedere ce lo dimostrano. Ma il problema è che la sostenibilità e l'ecologia non riguardano solo l'inquinamento materiale, che già è una questione importantissima, che non voglio sminuire in nessun modo con le mie parole. C'è un inquinamento interiore, simbolico, contro il quale noi abbiamo strumenti da mettere in campo. L'inquinamento non è solo là fuori, l'inquinamento è anche dentro di noi. Io penso che questo sia il messaggio fondamentale sia di questo libro sia di quello precedente, e la sua bellissima riflessione mi ha aiutato a esprimerlo ancora più compiutamente. Perché forse è anche vero che parla più forte quello che siamo di quello che diciamo a volte, però quello che diciamo è importante, l'ecologia della parola e quindi del pensiero. L'ecologia della parola, per esempio, non ci dice che noi dobbiamo diventare dei fini dicitori, usare le belle parole, ma dobbiamo usare, come direbbero i lacaniani, i psicanalisti, parole parlanti, nel senso che dobbiamo avere cura della parola. Certo, ci si può lasciare andare, mica sempre si deve avere la grande attenzione, però dobbiamo anche impegnarci a lavorare sulla parola, e quindi anche a lavorare sul pensiero, soffermarci non per esempio sui titoli delle notizie, ma andare dentro e pensare, perché l'attività del pensiero credo che sia sempre utile, da soli, e poi questo si riflette anche quando usciamo di casa e incontriamo l'amico al bar per fare le quattro chiacchiere, quando andiamo al supermercato, perché non sempre ci sono i momenti ufficiali, la vita è fatta anche di cose molto piccole, no? E sommate le quali diventano poi la nostra vita. E qui l'inquinamento l'abbiamo sempre in agguato ed è dentro di noi, se noi ci specchiamo, Annalisa Tota, e siamo sinceri con noi stessi, no? Quanto inquinamento vediamo nel nostro sguardo, magari poi noi lo rifuggiamo, pensiamo ad altro, però in che modo io posso togliere almeno un poco di questo inquinamento, per essere molto pratico?
Sì, ecco, lei ha detto ancora una volta cose importantissime. Intanto parole parlanti, sì, è proprio questo. Lei ha colto benissimo lo spirito che attraversa tutte e due questi libri. L'idea è che non c'è da una parte la parola intesa come forma e dall'altra il contenuto. La forma è contenuto. Quando noi parliamo si sente che stiamo esprimendo come siamo. Gli ascoltatori che ci stanno ascoltando potranno non essere magari del tutto d'accordo con quello che io e lei stiamo raccontando, ma sanno, sentono nel loro profondo che siamo autentici, perché si sente. Sono cose che noi siamo abituati a riconoscere in maniera immediata, li riconosciamo col nostro corpo, è come una, no? Un ascolto più profondo. E nel libro io appunto per questo faccio tantissimi esempi. Abbiamo accennato prima alla questione, no? Delle belle teorie, ma non bastano le belle teorie, perché noi queste teorie le dobbiamo poter usare come gli attrezzi. Se io devo attaccare un chiodo a una parete, ho bisogno del chiodo e del martello. Ecco, nella comunicazione è uguale. Io posso dare un bel cestino, no? Ai miei studenti, alle mie studentesse, offrire un cestino al lettore che mi legge, ma in questo cestino posso metterci poi degli attrezzi che servono. E allora tutti questi esempi che io metto, alcuni assolutamente esilaranti, alcuni sono biografici, altri vengono appunto dalle storie narrate, altri vengono da film, no? Non so, per esempio mi viene in mente, no? Quando io faccio questa riflessione su rispondere alla domanda vera, no? C'è questa bellissima scena nel film di Ospetek, che se adesso mentre parliamo cerco di ritrovare immediatamente nel libro, in cui si risponde non alla singola parola pronunciata, ma si risponde proprio all'intenzione. Il film è Mine Vaganti e c'è questo dialogo tra la nonna e la domestica, in cui lei le dice: ma quanto sei brutta? E l'altra le risponde: anch'io le voglio bene, signora. È bellissimo quel dialogo, è bellissimo perché illustra proprio questo, illustra questa signora brusca che non sa esprimere il suo affetto e illustra il rapporto d'affetto invece molto sincero che lega le due donne, e la giovane con la grande saggezza, no? Che le viene proprio dalla saggezza del cuore, perché non è la protagonista giovane non è una protagonista, no? Laureata ad Harvard, è una donna semplice con quella grande saggezza del cuore che caratterizza molto spesso le persone semplici, e le risponde: anch'io le voglio bene, signora. Cos'è successo? È successo che in questo dialogo si risponde alla domanda vera. Allora, per esempio, questa è un'indicazione pratica, ma per rispondere alla domanda vera bisogna fare un passo indietro, ascoltare davvero e liberarsi proprio da quello che lei menzionava. Lei prima giustamente diceva questo inquinamento. Qual è l'inquinamento che attraversa il mio quotidiano, il mio personale di Annalisa Tota? È tantissimo. Quello che diceva poco fa Annalisa Tota entra veramente nella nostra vita, no? Quando parlava per esempio della domanda, no? E del darci risposte. Io credo però, Annalisa Tota, senza voler essere forse considerato un po' troppo teorico, forse anche un po' romantico, che se io voglio arrivare alla risposta, io devo amare la domanda. Anche in questo caso è un processo di lavoro, o se vogliamo anche un lavorio, di ecologia della parola e del pensiero. Che ne pensa? Beh, ma lei mi fa delle domande bellissime. Sì, certo, certo, ancora una volta ha colto al cuore quello che io desidero esprimere in questo libro. Certo, ci deve essere un'apertura, io devo amare la domanda, ma anche adesso, no? Nella conversazione fra me e lei, se io non esprimessi cura e rispetto per le domande che lei mi fa, ma come mai potremmo fare a intenderci, a rendere questa conversazione bella e piacevole sia per noi in primis che per gli altri? Se non è piacevole per noi, come può essere piacevole per gli altri che ci ascoltano? Cioè, è chiaro che c'è una cura, che c'è una,
un'intenzione, che c'è un desiderio di comprendere l'altro e il presupposto che l'altro ci possa arricchire con le sue domande. Cioè, questo è il presupposto. Poi non è detto che sia sempre così, bisogna, io non credo di essere naif nel libro, soprattutto in quello precedente, ma anche in questo, offro al lettore tantissimi catà di difesa. Cioè, quando io ho scritto il primo libro, soprattutto Ecologia della parola, volevo offrire al lettore e alla lettrice degli strumenti per difendersi, per vedere le forme patologiche nella vita quotidiana, sia per non esserne gli artefici, perché qualche volta ne siamo i veri protagonisti e non ci rendiamo conto, sia per non subirle, no? Quindi riconoscerle. Tuttavia, anche se spesso, no, possiamo ascoltare forme patologiche di conversazione, ma non perché le persone sono mal disposte verso di noi, è questo che bisogna capire, è semplicemente perché sono assuefatte a comunicare così. E questa è la cosa più pazzesca che si scopre, no? Che gli altri, se mal parlano con noi, non lo fanno apposta. Molto spesso lo fanno semplicemente per quella sorta di abitudine a parlare così che hanno appreso negli ambienti che hanno frequentato precedentemente. E queste cattive abitudini veramente possono essere messe da parte perché sono inutili. Ma quante volte gli ambienti professionali sono altamente tossici, o anche gli ambienti familiari, semplicemente perché ci sono routine di discorso, di pratiche, routine di pensiero attraverso le quali il quotidiano diventa una sorta di microinferno. La zona più inquinata, uso dire io, nel luogo di lavoro, almeno per quello che posso conoscere, io penso che sia lo spazio dove c'è la macchina del caffè. Credo che lì veramente ci sia veramente un inquinamento del pensiero e della parola, senza escludermi, perché anch'io ne faccio parte, no? Quando vado alla macchina del caffè, forse è più uno sfogo, no? Ogni tanto uno deve entrare dentro il pensiero e la parola inquinata per poi farsi passare i bollenti spiriti e riprendere forse in maniera più tranquilla e più pulita. E forse anche questo è un'ecologia. Sì, questa è assolutamente un'ecologia e questo è un esempio bellissimo e la ringrazierò nel prossimo libro. Sì, è così, lei ha perfettamente ragione. Dovremmo invece trovare degli spazi nei nostri ambienti di lavoro in cui, ad esempio, consapevoli dello stress che accumuliamo, ma anche perché un'altra questione che non è mai messa a tema abbastanza, ma che dovrebbe essere patrimonio di tutti, è che la comunicazione si basa sul fraintendimento. Cioè, molto spesso tantissimi attriti, tantissimi conflitti non nascono per volontà di qualcuno che ci vuole male. Non sto dicendo che non ci sia qualcuno che davvero vuole mal parlare con noi, ancora una volta, non voglio essere naif, però ce n'è, ad esclusione di quella parte, che è una percentuale, c'è tutta un'altra parte delle conversazioni in cui i conflitti nascono perché ci fraintendiamo gli uni con gli altri. E quindi avere degli spazi per, no, o avere delle tecniche, poi quanto sbagliamo? Ma via, ma io per prima, io lo dico sempre, non, ma non pensate che perché io scrivo questi libri sia meglio di qualcuno di voi, anzi, no? Ma facciamo tutti parte dello stesso gruppo di comuni mortali che cerchiamo di fare del nostro meglio. Ma allora è questa la questione. La questione è proprio continuare a provarci e cercare di andare tutti nella direzione di dare all'altro una chance di spiegarsi, per vedere se intendeva proprio quello, e trasformare questo spazio del caffè, magari metterci un bel calciovanilla nel caso che in quell'ufficio ci siano, no, persone che amano giocare, così si fa una sana partita tutti insieme e le conflittualità si attenuano. O trovare delle tecniche, ciascuno ha le sue, non ci sono ricette che valgono per tutti. Per esempio, io ho usato il calciobalilla perché a me piace moltissimo giocare a calciobalilla, no? E quindi per me è utilissimo, ma per altre persone non serve, è assolutamente inutile. Quello che io provo a proporre è di cercare ciascuno quelle piccole tecniche che aiutano ad aprirsi all'altro, a mantenere quello sguardo costante, no? Verso l'orizzonte, che si chiama
speranza e positività, e non perché appunto vogliamo essere buonisti o no, che poi non ci sarebbe nulla di male, ma semplicemente perché è efficiente. Anche perché è poi efficiente. La speranza non è una cosa da mettere in vetrina, no? La speranza non è un qualcosa, un'etichetta che ci si mette. Vorrei fare un passo indietro, ma non perché il passato sia più importante, perché dal passato ogni tanto dobbiamo prendere pure qualcosa. Quella speranza è la speranza razionale, quella che un tempo molto lontano si chiamava la docta spes. Sì, tra l'altro è uscito un bellissimo libro di una cara amica e collega che si chiama Kia De Nora, purtroppo è uscito solo in inglese, che si intitola Hope, è una sociologa della musica, io la cito moltissimo in questo nuovo libro, e lei sostiene e documenta, è un libro più di sociologia che di sociologia della musica, che la speranza è un'attitudine, è un progetto attivo, non è, cioè, qualcosa che si coltiva e che continuando a coltivare il sentimento della speranza in tutti i progetti, si diventa capaci di selezionare dalla complessità di quello che arriva proprio quella porzione di microeventi che sarà fondamentale per arrivare a meta. Quindi anche sul fatto, sulla speranza, come lei giustamente diceva, che poi è un insegnamento che ci viene dagli antichi, perché noi non diciamo mai nulla di nuovo, no? È già stato tutto detto e tutto scritto, magari anche molto meglio di quanto lo facciamo noi, tuttavia guardando con questo sguardo positivo verso il futuro, noi possiamo vivere meglio, di questo si tratta, no? Perché mi pare che nella condizione umana, appunto, l'ho detto e lo sappiamo tutti, ci sono una serie di traversie che tutti dobbiamo attraversare, però intrecciandoci, come lei suggeriva con questa bellissima parola all'inizio, no? Intrecciandoci gli uni agli altri, aprendoci all'esterno, non siamo delle monadi completamente chiuse, non possiamo continuare a vivere così, anche perché il pianeta ci dice che proprio non abbiamo più tempo, c'è un'urgenza, no? Che tutte le catastrofi ambientali che continuiamo ad attraversare ci rammentano. Ecologia della parola, il piacere della conversazione è il primo libro, il secondo Ecologia del pensiero, conversazione con una mente inquinata, è il libro uscito quest'anno, da poco tra l'altro, tutti e due pubblicati da Einaudi, mentre Annalisa Tota, come dicevamo all'inizio di questa conversazione, venerdì 26 maggio alle 16:30 sarà ospite al Memoria Festival contro l'inquinamento delle parole e dei pensieri. Però chiudendo questa conversazione, no? Qui nel posto delle parole non facciamo altro, almeno ci proviamo a fare le conversazioni, e voglio agganciarmi proprio a questa parola. Quando lei dice il piacere della conversazione, spero sia stato un piacere. Beh, non un piacere, è stato un enorme piacere parlare con lei ed essere in questa bellissima occasione insieme con chi ci ascolterà. È stato davvero molto piacere, ma direi di più. Per me sicuramente è stato un arricchimento, perché molte delle cose che sono emerse qui, parole parlanti, l'angolo del caffè, sono elementi che mi faranno riflettere a lungo e magari approfondire ancora di più questo percorso che spero di poter continuare. Quindi la ringrazio davvero con tutto il cuore. Ma prima di salutarci, Annalisa Tota, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Ah, sono tanti i libri che mi fanno compagnia. Per esempio, me ne è arrivato proprio uno ieri da un collega su Mario Segni. Ne sto leggendo più di uno contemporaneamente, per dire la verità, però ecco, questo è quello che mi è stato altrimenti ecco, un altro, quello che mi ha proprio affascinato, è un libro che si intitola Lettere a mia figlia per far casa sul pianeta, queste terre selvagge oltre lo steccato, di Baio Akumalafe. Questo è un libro molto molto particolare. E un altro che ho riletto proprio di recente, perché ho dovuto fare una conferenza sulla sostenibilità, è questo bellissimo libro di Anna, non so mai se pronuncio il suo nome in maniera corretta, Lovenhoff-Singh, Il fungo alla fine del mondo. Questo è un libro meraviglioso, di un'antropologa californiana che lavora su questa ricerca su questi funghi giapponesi e ci fa comprendere il funzionamento del capitalismo nella contemporaneità
da una prospettiva assolutamente inedita. Ah, e un altro ancora bello, e non bisogna mai chiedere a un professore, a una professoressa universitaria quale libro sta leggendo, perché gliene dico 15. L'altro che ho riletto con grandissimo piacere è Staying with the Trouble di Donna Haraway. Vabbè, anche quello è un libro meraviglioso. Grandissimi consigli. Poi la casualità del caso vuole che proprio al Salone del Libro io mi sia comprato Il fungo alla fine del mondo. Vede che le affinità lettive non sono affinità di lettura, ma l'ho comprato, ma perché è affascinante già il titolo, Il fungo alla fine del mondo, e quindi per uno che non va come me, che non va per funghi ma semplicemente per la stessa ragione che non vado, perché non li trovo neanche fossero davanti, ma questo libro non parla solo di quello. Ovviamente allargo lo sguardo in una maniera straordinaria. Sono certa che le piacerà, poi spero che me lo farà sapere. Grazie davvero, Annalisa Tota, e buona giornata. Buona giornata a lei, grazie, grazie. Arrivederci.